Leonardi, a nome della biblioteca della responsabile Luisa Valentini, vi do il benvenuto a questo appuntamento, questo incontro che prende spunto da un caso realmente avvenuto per parlare della lingua italiana. Il caso Frontex è il titolo dell'attività, dell'incontro di oggi che ci è stato proposto dall'Associazione Culturale Senza Barcode, a cui dopo darò la parola Sheila Bob, che è appunto la presidente. Abbiamo qui dell'associazione anche Diego Sabatinelli e poi di un'altra associazione, Matris Lingua, degli avvocati, se non sbaglio. Ecco, abbiamo Aldo Bazzaglia, Flavio del Soldato e Rocco Giuseppe Martino, che parleranno appunto degli aspetti giuridici, non solo, di una questione che è stata sollevata da un cittadino italiano a proposito di una mancata traduzione, ma io non vi dico di più, vi lascio all'Associazione Culturale Senza Barcode. Grazie a Giorgio Salerno, perché da subito ha accolto la nostra richiesta, la nostra proposta. Grazie al circuito all'istituzione circuito, biblioteca, istituzione sistema, scusatemi, cerco di, con tutti questi esperti di lingua italiana non bisogna mai sbagliare una virgola. Comunque grazie per l'ospitalità, e grazie a Radio Radicale che è anche oggi con noi, grazie a Liberi TV che ci sta seguendo, grazie a Matris Lingua che propone insieme a noi questo primo incontro. Questo vuole essere la prima di una serie di appuntamenti per parlare di lingua italiana, uso, disuso, ma anche tutela, oserei dire, della lingua italiana. Lascerò poi a loro esporre nel dettaglio il caso Frontex. Due parole ancora su Senza Barcode. È un'associazione culturale che quest'anno, insieme al sito senzabarcode.it, ha festeggiato i suoi primi 6 anni. La rassegna letteraria, questi dibattiti, altri incontri fanno di noi una piccola realtà che però si sta impegnando al massimo anche per il diritto alla conoscenza. Quella conoscenza anche di quei dettagli, quelle cose marginali che in realtà poi fanno l'uso e il quotidiano di ognuno di noi. Dunque, gli avvocati Aldo Bazzaglia, Flavio del Soldato, il dottor Giuseppe Rocco Martino e Diego Sabatinelli a moderare questo incontro. A voi la parola, grazie. Allora, anche io ringrazio Radio Radicale, l'istituzione sistema delle biblioteche, dei centri culturali di Roma, in modo particolare la Biblioteca Valteria Nardi, la presentazione di questa iniziativa molto importante, un'iniziativa che si può definire politica, però che non ha in effetti un colore politico, ma politica proprio perché si rivolge alle istituzioni, in questo caso alle istituzioni europee, perché di fatto la lingua delle istituzioni europee sono le lingue dei paesi che la compongono. L'Unione Europea è composta da vari paesi, ognuno con la propria lingua, e ogni lingua rappresenta il popolo, la popolazione, il popolo tutto dell'Unione Europea. Ora, che succede però? Che teoricamente i documenti che vengono prodotti, vengono votati dall'Unione Europea dovrebbero essere tradotti in tutte le lingue che rappresentano i vari stati che compongono l'Unione Europea. Poi si scopre che in effetti, ma non solo documentazione e quanto votato, ma anche il modo per veicolare questi documenti, in modo particolare parliamo anche dei siti internet ufficiali, no? Dove si trovano questa documentazione che l'Unione Europea mette a disposizione dei propri cittadini. Stiamo parlando di qualche centinaia di milioni di persone che devono fruire del diritto alla conoscenza. Un altro punto molto importante di questa battaglia è il diritto alla conoscenza e conoscere da parte dei cittadini quello che fanno le istituzioni, in questo caso le istituzioni
europee, c'è un Rinaldi diceva conoscere per deliberare, se il cittadino conosce quello che fanno le proprie istituzioni è in grado di poter esprimere un giudizio che è anche quello del voto, e adesso a maggio ci saranno le europee, quindi tutto si regge nella stessa direzione, che è quello della trasparenza, del diritto alla conoscenza, del poter deliberare conoscendo quel che accade intorno a sé. Non essere confinati, l'Unione Europea è proprio abbattere i confini dei singoli stati-nazione, però in questo caso invece si erge un muro per coloro che non conoscono la lingua utilizzata poi ufficiosamente, ma poi diventa quella ufficiale, per tutti i cittadini europei, che è l'inglese. Guarda caso poi con la Brexit proprio coloro che sono la parte della lingua inglese stanno uscendo, ma quello è un altro discorso. Quindi che accade? Che, e poi lascerò la parola subito a Rocco Martino, che cosa accade? Che ci si accorge di questo vulnus, un vero e proprio vulnus, ovvero la mancata traduzione nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea di atti importanti che riguardano tutti i suoi cittadini. E a questo punto si muovono avvocati e cittadini per tentare di eliminare questo vulnus, per tentare di dare soddisfazione alla regola, quella che dovrebbe essere principale per tutti noi, e quella che abbiamo detto poc'anzi, cioè il diritto a conoscere quello che fanno coloro che ci rappresentano nelle istituzioni europee. Quindi passo subito la parola a Rocco Martino. Grazie mille. Allora, io piuttosto che dilungarmi sulle conseguenze politiche del ridurre le lingue di 500 milioni di europei, ridurre all'inglese e, se va bene, qualche volta al francese, al tedesco, l'italiano non viene usato per quanto l'Italia sia uno dei paesi fondatori. Ma questo aspetto politico lo rilascio poi ai nostri avvocati. Vorrei solo suggerirvi, trovavo un modo di farlo adesso qui, mentre siete seduti in questa stanza, comunque voi state ascoltando la radio, di fare una piccola verifica di che cosa si stimola nella vostra mente quando io vi dico le notti bianche. Che cosa vi rappresenta la vostra testa? Cioè, qual è il vissuto che viene stimolato da questa frase delle notti bianche? A voi, di lingua italiana. Perché anche di lingua tedesca stimola qualcosa di completamente diverso di quello che sta stimolando voi. A chi è di lingua tedesca, notte bianca nella sua lingua madre, cioè Weihnachten, stimola l'idea del Natale, quello che è italiano è il Natale. Quindi questo per dirvi che il problema della traduzione delle lingue non è solo un problema di traduzione, di rendere comprensibile, è un problema di quale esperienza vitale viene attivata dalla persona. Quindi io posso prendere tutti i documenti dell'Unione Europea in inglese, imparo l'inglese, è una lingua veicolare, è una lingua internazionale. Oddio, gli inglesi direbbero che non esiste la lingua internazionale, l'inglese esiste, loro parlano di globish, cioè un inglese che non è l'inglese, è un inglese che, insomma, che è utile a far capire un pakistano con un messicano molto meglio di quanto uno di Londra si capisca con uno di Glasgow, e questo lo dicevo in inglese, insomma. Ma il nostro problema non è tanto la possibilità o i costi della traduzione, perché su questo bisognerebbe ragionare, ma è l'importanza cognitiva, cioè quale rappresentazione mentale, perché su questo che noi pensiamo, sulle rappresentazioni mentali che abbiamo, facciamo delle operazioni e pensiamo anche il merito, pensiamo il luogo, pensiamo i diritti individuali, il diritto collettivo, i processi di connessione tra il diritto collettivo e il diritto individuale, perché a volte viene sacrificato l'uno all'altro e viceversa, insomma. Quindi l'importanza di parlare, di poter parlare e di poter avere informazione della comunità, della propria lingua madre, sta proprio nella libertà di pensare. L'Unione Europea deve servire con qualsiasi regola comunitaria, insomma, non solo europea ma di qualsiasi altro paese, deve servire ad aiutare le persone ad essere libere di pensare. Non solo essere informati di diritto alla conoscenza, ma la conoscenza
che mi sia utile per poter pensare al mio progetto di vita individuale. Quindi il diritto ad avere un proprio progetto di vita, direbbero i filosofi di oggi, insomma, quelli di un dibattito tra gli americani e i continentali, insomma, no? Il progetto di vita di ogni persona che nasce comunque se nasce, no? Un progetto di vita del ragazzino nato in Mozambico, nato nel Bangladesh, nato in Cina, nato in Italia, tutti hanno lo stesso diritto ad avere un progetto di vita. E il progetto di vita è legato alla lingua materna, cioè la lingua con cui ha, come dire, reso socializzabile le esperienze vitali. Ecco l'importanza di avere una ricchezza e una diversità delle lingue. Attualmente sul pianeta abbiamo qualcosa come 7.000 lingue documentate nel senso sia di pochi parlanti ancora rimasti, alcune lingue cioè abbiamo solo 120 persone addirittura che la parlano e non l'altro, di molte altre lingue abbiamo un testo scritto, questo deve essere documentato. Ma di queste 7.000, entro i prossimi 20 anni si valuta che oltre 4.000 saranno perdute. Questa riduzione di diversità è un guaio per la libertà degli esseri viventi su questo pianeta, 7 miliardi di città. È un guaio perché ridurre la diversità significa ridurre la possibilità di affrontare qualsiasi situazione emergente sul pianeta. È un po' come, per usare una metafora, tra il cosiddetto codice genetico. Tutti gli esseri viventi, a base di unità cellulare, quindi compresa la pianta, non solo gli umani, abbiamo lo stesso DNA. Cioè, è quello, lo stesso materiale, solamente aminoacidi combinati a aspetti 3-3, è quello. Quindi stessa matrice, però il modo come si può manifestare è diverso, anzi maggiore la diversità, maggiore la possibilità che alcuni segmenti di questi eventi abbiano la possibilità di sopravvivere e mantenere la vita sul pianeta. La lingua è direttamente connessa a queste strutture. Ecco perché garantire la diversità linguistica è vitale. Non solo per la comunità dei 500 milioni di europei, ancora dobbiamo creare questo sistema di provenza, ma per qualsiasi famiglia linguistica su questo pianeta, da che sappiamo. Ecco perché Matis Lingua, l'associazione Matis Lingue, ha appoggiato, addirittura è nata su questo piccolo elemento accaduto in Italia, grazie all'avvocato del soldato, un cittadino, uno dei 500 milioni europei, che scrive a un ente europeo, Frontex, già pensate alla parola Frontex, che cosa va a dire nella mente, cosa pensate quando sentite la parola Frontex? È come il Weihnacht, per il tedesco il Weihnacht è Natale, ma per noi il Weihnacht rappresenta un'altra cosa. Che cosa pensate quando sentite Frontex? A me viene in mente delle barrette di cioccolatina di Mars. Non mi viene in mente che Frontex è praticamente una struttura vitale per salvare vite umane di quelle persone che scappano dalla guerra, dalla fame, dagli accidenti per venire in Europa, i confini dell'Europa. Tanto per farvi semplicemente un elemento di riflessione. E poi eventualmente vi dirò altre cose nel corso. Adesso passo la voce a uno dei nostri avvocati che ha fatto un applicativo e abbiamo quasi vinto su questa questione del diritto alla propria lingua materna. Grazie. Allora, come dire, tutto nasce in un momento storico particolare da uno di quegli episodi che sono praticamente insignificanti e che poi si, come dire, creano come una specie di effetto valanga, un qualcosa che magari non si era preventivato inizialmente. Circa un anno e mezzo fa è uscita fuori, come dire, la notizia sui giornali sul problema dei taxi del mare. I taxi del mare erano sostanzialmente questi soggetti che traghettavano questi migranti dalle coste dell'Africa, praticamente in Italia, e che, come dire, venivano infettati perché mentre la logica che li portava a svolgere questo servizio era quella di salvare la gente che mentre attraversava il mare attraverso strumenti non consoni poteva rischiare di affogare, di affondare e quindi affogare, poi finiva per diventare sostanzialmente un servizio di traghetto non ufficiale che consentiva a costoro di attraversare il mare come barriera della frontiera meridionale
Unione Europea. Questa immagine, Taxi del mare, veniva utilizzata dai giornali che tendono a semplificare nel dare le notizie, sulla base di un rapporto di un'agenzia europea, Frontex, questa di cui abbiamo parlato appena adesso, che è un'agenzia europea abbastanza nuova, perché prima c'erano altre pianificazioni europee diverse. Io ricordo, per quelli che se lo ricordano, l'operazione Mare Nostrum, che a un certo punto era diventata così funzionante che hanno dovuto sopprimerla per evitare che funzionasse davvero bene, perché oltretutto era anche abbastanza costosa. Dicevo, Frontex fa un rapporto, ne fa in effetti due all'anno, uno all'anno, in cui, come dire, detta le linee guida della politica sull'immigrazione, di come fronteggiarla, di come sostanzialmente da un lato anche difenderci da questo fenomeno e dall'altro cercando anche di governare le ragioni sulla base del quale si crea, magari cercando di eliminare le ragioni per cui questa gente decide di, come dire, rischiare la propria pelle pur di venire da noi. Allora, questo cittadino italiano ha detto, visto che tutti parlano di questi taxi del mare, del rapporto Risk Analysis 2017 di Frontex, andiamo a vederlo sul sito di Frontex, che all'epoca era completamente in inglese. C'era ovviamente in formato PDF, che è un formato normalmente utilizzato per comunicare i documenti, c'era questo documento Risk Analysis 2017, se non che era completamente in inglese, totalmente in inglese. Il problema è che riguardava sostanzialmente gli stati limitrofi a questo punto: Spagna, Italia, Grecia, l'Ungheria, anche un po' la Slovenia, perché sono sostanzialmente la parte meridionale est dell'Unione Europea nella quale entrano questi flussi di migranti. E in nessuna delle 4-5 lingue di questi paesi era stato tradotto questo documento molto importante, perché poi noi stavamo facendo tutta una politica interna in Italia, presumo anche negli altri stati, sulla base di questo rapporto. Allora, questo cittadino italiano, uno di questi 500 milioni o mezzo miliardo, a seconda di come voi sentite meglio la parola, decide di chiedere a Frontex questo documento, cioè il Risk Analysis 2017, lo vuole in italiano. Non è una questione di sapere o non sapere l'inglese, è una questione, come dire, originata da questa occasionalità, che riguarda il rispetto delle regole, lo stato di diritto. Il rispetto delle regole a me piace di più. E cioè, se l'Unione Europea ha stabilito che ci sono delle lingue ufficiali, queste lingue ufficiali devono essere utilizzate. Quindi i documenti dell'Unione Europea devono essere pubblicati in tutte le lingue ufficiali. Noi siamo in Italia, l'italiano è la lingua ufficiale. Voi pensate se a un certo punto il governo si mettesse a scrivere, che so, in tedesco? Noi diremmo, scusami, magari c'è una parte della popolazione che ha diritto alla lingua tedesca, ma c'è una parte della popolazione, che poi tra parentesi è la maggioranza, che ha come lingua ufficiale l'italiano. E quindi tu, che sei il governo italiano, devi parlare in italiano. Le istituzioni europee hanno 28 paesi, adesso con l'uscita della Gran Bretagna diventeranno 27, ha 24 lingue ufficiali e quindi i documenti devono essere in 24 lingue, perché ogni cittadino europeo deve avere la possibilità di leggere le cose che lo riguardano, fatte da coloro che lo governano, nella lingua propria, perché è il cittadino che conferisce potere alle istituzioni europee. Non sono le istituzioni europee che creano il cittadino europeo perché possano esistere. A questo punto, questo cittadino che abbiamo detto, chiede a Frontex, ovviamente sulla base del diritto di accesso che esiste anche in Europa,
di avere questo documento in lingua italiana. Non chiede la traduzione, fate attenzione che qui c'è un utilizzo non corretto dei termini. Quando l'Unione Europea scrive nelle varie lingue ufficiali, non traduce, anche se poi effettivamente può tradurre in un testo o nell'altro, perché tutti i documenti in ognuna delle lingue sono il documento ufficiale e hanno valore, per cui se ci fosse un errore di traduzione, quell'errore sarebbe invece testo vigente e valido in quella lingua. Ovviamente Frontex, che si vede ricevere questa richiesta, risponde come rispondono tutte le istituzioni europee. Per noi italiani è sempre un piccolo shock, perché la prima cosa che fanno le istituzioni europee ringraziano che gli abbiamo chiesto qualcosa. Voi immaginatevi quando fate una richiesta al sindaco, eccetera, se questo vi mandasse una lettera dicendo la ringrazio tanto per avermi chiesto questa cosa. Quando voi sapete benissimo che l'ufficio, ovviamente non il sindaco, dirà ma che vuole questo, ma che gli interessa, perché ci costringe a lavorare. Comunque, dal punto di vista formale, massima gentilezza, dal punto di vista sostanziale, un incredibile muro di gomma. Non ti posso dare il diritto di accesso perché il documento non esiste. Ovviamente, noi che siamo persone, vuol dire, che parlano al pratico e non al formalismo, sì, io ti ho chiesto il documento in italiano, tu il documento in italiano non ce l'hai, ce l'hai in inglese, ma uno dice, non è che mi puoi rispondere, non ce l'ho in italiano e quindi non te lo do. È implicita nella domanda, e invece in Europa questo essere implicita nella domanda, traducila in inglese se non ce l'hai, in italiano se non ce l'hai, non c'è. E loro ti rispondono, muro di gomma, non ce l'ho in italiano e quindi non ti posso dare il diritto di accesso. Al che normalmente quasi tutti i cittadini, come dire, si prendono lo schiaffo ricevuto e se lo tengono, se non che la persona in questo caso ha deciso di continuare e ha fatto una seconda lettera. Tenete conto che mentre in Italia noi dobbiamo usare PEC, dobbiamo usare autentica di firma, dobbiamo mettere magari la marca da volo, raccomandata con ricevuta di ritorno, a livello europeo sono molto più semplificato, una bella email e finisce lì. E nessuno dice ma chi sei, qualificati, eccetera, salvo casi particolari che poi vediamo. Allora dicevo, il nostro prende e fa una seconda lettera e dice guarda che io ti ho chiesto il documento in italiano, perché l'italiano è una lingua ufficiale e tu lo devi avere, e se non ce l'hai stai violando il trattato. Non è semplicemente un problema organizzativo, un problema di singola attività o di costi, è un problema che nel trattato, l'articolo 21, dice che non si possono fare discriminazioni, e tra le varie discriminazioni come ipotesi previste e negate dal trattato c'è la discriminazione linguistica. Quindi se tu non parli la mia lingua e io sono un cittadino europeo, nel senso che sono un cittadino di uno degli stati che compongono l'Unione Europea, e la mia lingua ufficiale è quella, ovviamente tu mi discrimini. Vi faccio una piccola notazione particolare dovuta a questo fatto, per quanto riguarda la politica linguistica e come si parla e si risponde, l'Unione Europea ha una vecchia direttiva, un regolamento del 1958, un regolamento che quindi è parecchio antecedente l'esistenza persino di Internet, perché Internet, se non mi sbaglio, dovrebbe essere degli anni 60, per cui questo regolamento è del 58. Questo regolamento detta una serie di regole, ovviamente non prevede quello che poi sarà lo sviluppo successivo, ed è lo stesso regolamento che ad esempio stabilisce che gli atti legislativi devono essere in tutte le lingue e che tutte le lingue sono l'originale, per cui tutti i testi sono testo vero di quella legge, non esiste un testo e gli altri che sono del prodotto. Dice anche un'altra cosa molto particolare, che quando un cittadino europeo scrive e chiede qualcosa a un'istituzione europea,
ovviamente può scriverlo in una qualunque lingua ufficiale dell'Unione Europea, normalmente lo fa nella propria lingua che è più comodo, l'Unione Europea, le istituzioni dell'Unione Europea, devono rispondergli nella stessa lingua. Capita qualche volta che le istituzioni si sbaglino per una serie di problemi, è capitato anche a me personalmente, ho scritto in italiano, mi hanno risposto in francese. Gli ho mandato un'email dicendo guardate che io sono italiano, ho scritto in italiano, eccetera. Mezza pagina di scuse e ovviamente immediatamente la lettera tradotta in italiano perché quel regolamento è molto preciso e loro quando sbagliano lo fanno proprio per un errore. Ma sul punto dei documenti ufficiali invece il regolamento non è così chiaro e quindi Frontex si può permettere di utilizzare per i suoi documenti finali l'inglese solo. Tra parentesi, nella richiesta il nostro ha fatto anche un'altra richiesta subordinata e cioè ha chiesto, guarda che cara Frontex, tu mi dici che hai una lingua di lavoro o alcune lingue di lavoro che sono state approvate e a questo punto io voglio sapere chi le ha approvate, quando le ha approvate, come sono state approvate e ovviamente cosa dicono questa disposizione sulle lingue ufficiali, sulle lingue ufficiose, le lingue di lavoro che voi utilizzate. Sarebbe la cosiddetta politica linguistica interna, cioè quando questi devono lavorare, come si parlano, quando sono davanti alla macchinetta del bar, mentre stanno parlando delle cose di lavoro, quale lingua utilizzano? Ovviamente non si può pretendere che ogni volta che non si scambia un'opinione mentre stanno facendo un procedimento amministrativo traducano tutti gli schizzi, gli appunti, parlino in tutte le lingue, ovviamente. Scelgono una lingua in cui interloquire fino alla fine del procedimento. Questa è la politica interna. Se non che Frontex utilizza questo sistema, ma io ho preso come dire, di mira Frontex, perché mi è capitato sotto le mani Frontex, poteva essere una qualunque delle altre 43 agenzie indipendenti dell'Unione Europea, che con Frontex l'Unione Europea ha 44 agenzie indipendenti, cioè a prescindere da Commissione, varie istituzioni, Consiglio, la Corte di Giustizia, Parlamento, eccetera, eccetera. Dicevo, questo è il regolamento con la politica linguistica interna. Frontex, a quel punto, noi gli abbiamo chiesto anche la documentazione da cui traspare la loro lingua di lavoro. E ovviamente gli abbiamo detto, ah, mi raccomando, quando me la dici, traducimi il documento in italiano. Ovviamente Frontex, come dire, sempre il muro di gomma, molto gentili, ma sei proprio sicuro? Ma vorrei confermi la tua richiesta, perché io comunque ti dico che il diritto di accesso per un documento inesistente non te lo posso dare, per cui io il documento che tu vuoi in italiano non ce l'ho perché non esiste e quindi non te lo do, punto e basta. Per quanto riguarda la politica linguistica, invece ci ha mandato correttamente la decisione del numero 2014/86 del 17 dicembre 2014, ovviamente in inglese, senza tradurla, però la lettera di accompagnamento era in italiano, nella quale loro stabiliscono che le lingue ufficiali, ve lo traduco così alla buona, le lingue ufficiali di Frontex sono quelle stabilite nel regolamento del 15 aprile 1958, che poi aggiornate sono tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea. Mentre le lingue di lavoro, articolo 2, è l'inglese, punto. Per cui poi ci sono dei particolari casi, eccetera, ma in questo caso questo è il loro documento. Ovviamente a questo punto il cittadino normalmente se aveva ancora voglia di interloquire smette, perché poi l'Unione Europea è un sistema un po' complicato di capire dove posso andare. Oltretutto
io ho un problema, se succede una cosa del genere in Italia, io so che devo andare dal giudice ordinario, dal tribunale, oppure dal TAR, spesso e volentieri il TAR, con i costi eccetera eccetera che ci sono. Per l'Unione Europea non si sa. Disgraziatamente io sono un avvocato, il collega è un avvocato, ci siamo messi lì e abbiamo trovato tra le carte una soluzione, e cioè il mediatore europeo. Oltretutto, spulciando le carte, abbiamo visto che il mediatore europeo aveva già avuto un momento conflittuale sotto il profilo della lingua con Frontex, se non mi ricordo male nel 2012, aveva chiesto e ottenuto la promessa da Frontex che il sito internet di Frontex fosse fatto, almeno negli elementi più importanti, in tutte le lingue ufficiali, mentre allora e ancora adesso, fino a qualche tempo fa, il sito di Frontex era solo ed esclusivamente in inglese. Noi abbiamo trovato quindi questo mediatore al quale abbiamo fatto sostanzialmente un ricorso, in effetti si chiama denuncia, al mediatore. Il mediatore, ve lo dico subito, non ha un grande potere, non è un giudice che alla fine stabilisce i buoni e i cattivi, condanna Tizio e assolve Caio. Mediatore è sostanzialmente un ufficio che cerca di trovare una soluzione e di risolvere un impasse. Ha però due, come dire, elementi importanti che possono essere sfruttati. Primo, è in grado di dire quando un ufficio come dire, si macchia di mala gestione, mala amministrazione, cioè non correttamente agisce. E la seconda cosa, di tutte queste procedure, quando gli uffici, come dire, non corrispondono ai suggerimenti, alle, come dire, alla moral suasion, scusate se uso il termine in inglese, qui dovrei usare persuasione morale, ecco, in italiano. Se non le istituzioni non seguono questa persuasione morale, allora manda un rapporto al Parlamento europeo, il quale Parlamento europeo ne discute. E qui aprirei un piccolo inciso. Il Parlamento europeo, che noi, visto il nome, appunto come diceva Rocco, per noi il Parlamento è il centro della vita legislativa, l'unico soggetto che può legiferare, salvo casi particolari, e ha una certa autonomia e pienezza di potere, mentre il Parlamento europeo non è tutto il procedimento legislativo, visto che c'è anche il Consiglio europeo, c'è la Commissione che stranamente è l'unica dotata del potere di iniziativa legislativa. Per cui voi capite che se il mediatore manda qualcosa al Parlamento e il Parlamento lo riceve e può discutere, è la volta buona che il Parlamento ha un certo potere di discussione, perché se la Commissione non vuole far discutere al Parlamento europeo di qualcosa, non intraprende alcuna iniziativa legislativa sul punto e quindi questi rimangono assolutamente bloccati. Ora, il mediatore, la prima cosa che ha fatto è stata quella di dire: ho ricevuto la tua contestazione nei confronti di Frontex, e per prima cosa ha detto è ricevibile, nel senso che, come dire, hai ragione a protestare, non lo so se il contenuto della tua protesta è buono o non è buono, però la tua protesta non è una protesta inutile, per cui incominciamo il procedimento. E la prima cosa che ha fatto è prendere le lamentazioni del nostro cittadino italiano e dire a Frontex: c'è uno che parla male di te, che ti contesta, dimmi la tua versione. Ovviamente a questo punto Frontex è stata costretta, anche per fair play istituzionale, a essere un pochino più esplicita e non potersi rifugiare dietro semplicemente il fatto: non ce l'ho in italiano e quindi non ti do l'accesso. Ha dovuto spiegare un pochino più approfonditamente e purtroppo si è arrampicata sugli specchi e il rumore delle unghie sul vetro dava fastidio, perché è riuscita a dire, io ve lo leggo perché
È troppo curiosa questa risposta. Tra le varie giustificazioni per non tradurlo anche in italiano, ha messo questa, ve la leggo proprio come l'ha scritta. Considerando che le attività di Frontex si fondano sull'intelligence, intelligence in inglese non vuol dire intelligenza in italiano, è un'altra cosa. L'analisi dei rischi condotta dall'agenzia consente il processo decisionale relativo alla pianificazione di attività operative di formazione atte a prevenire e combattere il crimine transfrontaliero e l'immigrazione irregolare verso l'Unione Europea. Quindi la loro cosa è fanno intelligence, cioè investigazione, per combattere il crimine transfrontaliero e l'immigrazione irregolare, che in effetti è un reato, almeno in Italia. E poi continua. Così come a salvare vite umane. Quindi serve a salvare vite umane. Produrre tale documento in altre lingue, oltre all'inglese, non conseguire quell'obiettivo. Cioè, sostanzialmente mi sta dicendo Frontex che se lui traduce in italiano, ma anche in francese, anche in spagnolo, anche in ungherese, il suo documento finale, allora lui non è in grado di fare queste investigazioni e quindi di combattere il crimine. Quindi ci sono due possibilità: o andiamo per il nostro caso, o gli italiani sono criminali, allora io non parlo in italiano, perché è secondo, è subordinato, gli italiani non sanno l'inglese, per cui io non gli parlo in italiano e non capisco quello che dico, ma allora scusa tu, perché lo fai questo documento? E questo vale per tutte le altre lingue, oppure la tua scusa mi sembra, come dire, la proverbiale vanga gettata sui propri piedi. Per dirvi comunque che ha tentato un'estrema difesa e ovviamente il mediatore, come vi dicevo, non ha poteri, quindi ha fatto il gioco del trasferimento delle carte. Prima la denuncia l'ha mandata a Frontex perché rispondesse, poi la risposta di Frontex l'ha mandata al denunciante dicendo cosa ne pensi, e ovviamente mentre Frontex, come dire, deve avere un certo fair play istituzionale, il denunciante ha potuto essere un pochino più franco nella sua risposta. Perché poi Frontex, nel suo documento, dice no, ma per quanto riguarda il sito, io adesso sto facendo cambiamenti, stiamo lavorando, lavoriamo per voi, eccetera, e lo faremo, metteremo le cose principali in tutte le lingue. Certo. Ovviamente il denunciante gli ha detto, guarda che è la stessa promessa che aveva fatto nel 2012 al mediatore, e soprattutto che è la stessa bugia che ha detto al mediatore. Perché? Perché nel 2012 io ho la prova provata che tuttora il sito non è in tutte le lingue, o almeno i documenti principali non sono in tutte le lingue, quindi quella promessa è stata mancata, quindi ho bugiato, e via di seguito. Oltretutto, rimarcando questo concetto sulla discriminazione, a questo punto il mediatore ha chiuso questa procedura facendo un provvedimento che sostanzialmente sono raccomandazioni. Di tutte le questioni, però, il mediatore ha considerato quella del sito internet. Quello del sito internet è un po' particolare perché, come vi dicevo, nel regolamento del 58 c'è scritto che se io scrivo l'Unione Europea in italiano, l'Unione Europea mi risponde in italiano. Ora, il sito internet non è altro che la risposta a una richiesta generalizzata e non formalizzata, perché è una specie di vetrina. Non c'è uno che chiede qualcosa, però la vetrina, il sito internet, è, come dire, a fronte, può essere visitato da chiunque. Quindi, teoricamente, io potrei dire, applicando un pochino in analogia il regolamento del 58, che il sito internet debba essere in tutte le lingue ufficiali, perché chiunque dei cittadini europei, di qualunque lingua ufficiale parlino, quando va lì deve, essendo la sua lingua ufficiale quella che lui parla, avere la risposta nella stessa lingua. Mentre per l'altra questione, cioè la traduzione dei documenti finali in tutte le lingue ufficiali,
il mediatore non ha preso una posizione, ma ha fatto un'altra operazione. Adesso vi dico la raccomandazione. La raccomandazione sostanzialmente che ha concluso, con cui ha concluso il procedimento sotto questo aspetto, è questa. È opportuno che Frontex pubblichi senza indugio la sua politica linguistica esterna. Politica linguistica interna è la lingua di lavoro. La politica linguistica esterna è come io, Frontex, parlo all'esterno e non all'interno, quindi i documenti finali. Che noi abbiamo posto il problema proprio sul problema dei documenti finali, alla fine del lavoro. Perché finché io lavoro, linguaggio di lavoro. Documento finale non è più un lavoro, è il lavoro finito. Senza il pubblico, senza indugio la sua politica linguistica esterna del suo sito web in tutte le lingue ufficiali. Qualora tale politica non sia già stata messa a punto, è opportuno che Frontex ne elabori immediatamente una. Quindi, immediatamente elaborare la politica esterna se non ce l'ha. E comunque, il più velocemente possibile, metterla in tutte le lingue. Non appena concluso il rifacimento del sito web, Frontex dovrebbe mettere a disposizione su di esso informazioni generali sull'agenzia in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea e dovrebbe informare la mediatrice della data in cui prevede completare tale operazione. Ovviamente c'era una data limite che erano più o meno avevano indicato il 26, prima alla fine di settembre. Poi il 26, Frontex aveva chiesto una proroga alla fine di novembre, sembrava che non avessero fatto niente, poi in effetti se voi adesso vedete il sito di Frontex ha un frontespizio in alto con tutti i pulsanti per accedere alla parte tradotta in ognuna delle lingue ufficiali. Il sito completo è ancora solo in inglese, però ci sono alcune parti le informazioni generali e la politica linguistica esterna che Frontex ha messo in tutte le lingue, tutte e 24 le lingue ufficiali dell'Unione Europea. Quindi da questo punto di vista, su questa piccola fase, noi abbiamo ottenuto una completa vittoria, anche se poi è una parte della situazione. Abbiamo ottenuto che una delle agenzie rispettasse l'obbligo di dare le informazioni che la riguardino e questa della politica linguistica in tutte le lingue ufficiali. Però, come vi dicevo, oltre a Frontex ci sono anche 43 agenzie. E poi c'è il problema della Commissione Europea, perché il Parlamento è il Parlamento, la Commissione quando fa atti ufficiali ancora, ma non tutti i documenti finali sono tradotti in tutte le lingue. E poi ci sarebbe anche l'altro problema, ma ancora è bene non tirarlo fuori, del fatto che nella discriminazione linguistica non ci sono solo le lingue ufficiali, ci sono anche tutte le minoranze linguistiche all'interno dell'Unione Europea. Ad esempio, il caso eclatante che tutti si ricorderanno, il problema della Catalogna, ma anche il problema dei Baschi in Spagna. Noi siamo fortunati come Italia, ad esempio, perché la nostra minoranza linguistica ha praticamente due, tre lingue che sono a loro volta lingue ufficiali. In Alto Adige abbiamo il tedesco, ma il tedesco è... Il ladino no, giustamente, il ladino non è lingua ufficiale da nessuna parte e quindi sarebbe una minoranza da tutelare. L'albanese no, perché non è ancora, l'Albania non è in Europa, però il giorno in cui entrasse in Europa sarebbe una lingua ufficiale, eccetera eccetera. Ora, contemporaneamente a questa raccomandazione, che è del luglio scorso, il mediatore ha pubblicato una consultazione pubblica aperta a chiunque, che voi certamente sapete perché avete partecipato scrivendo all'Unione Europea le vostre idee. Scherzo, ovviamente di questa cosa non ne ha parlato praticamente nessuno. Una
consultazione pubblica, uso delle lingue nelle istituzioni, negli organismi, negli uffici e nelle agenzie dell'Unione Europea. Il mediatore ha fatto una serie di domande e ha chiesto a chiunque, cittadino europeo, persona fisica, istituzioni, enti, organismi, associazioni, eccetera, di raccontare loro quali sono le idee, quali sono i desideri, quali sono le necessità dei cittadini europei, singoli o associati. Ovviamente l'ha pubblicata in tutte e 24 le lingue ufficiali dell'Unione Europea, consentendo a ogni cittadino europeo di usare la propria lingua. Io personalmente, anche perché conoscevo tutta la storia, ho avuto modo nel tempo previsto, che erano 3 mesi scaduti alla fine di settembre, di rispondere. Sono domande molto interessanti perché, come dire, mettono a nudo le varie problematiche che stanno dietro il problema dell'uso delle lingue o del non uso delle lingue. Ad esempio, all'inizio, quando ancora era la Comunità Economica Europea, c'erano 6 stati e 4 lingue. E ovviamente lo scambio tra queste 4 lingue, le traduzioni, aveva un costo. Oggi a 28, poi ridotti a 27 paesi con 24 lingue ufficiali, voi capite che i costi delle traduzioni, come dire, sono esponenziali. Questo elemento, in una situazione tra virgolette di crisi, o meglio di bilanci ormai consolidati, fa sì che la prima domanda che si pongano tutti è: chi paga? Non è il caso di cambiare la regola, perché se no ci dirà che state troppo. L'intervento che noi abbiamo fatto era proprio diretto a questo, come all'inizio vi ho detto, e cioè del rispetto delle regole. Se io, Unione Europea, uno Stato italiano, regione, provincia, comune, condominio, fisso una regola, poi non, se mi costa quella regola, non posso far finta che la regola non esista e violarla. Piuttosto, se c'è una buona ragione per cambiarla, appunto, la cambio e poi non la seguo, perché non è più regola. Ma no, faccio una regola e poi non la seguo io per primo. Non funziona così la correttezza e legalità. E quindi il rispetto dello Stato di diritto. Il primo che deve rispettare le regole è colui che le regole le pone. Perché se lui per primo non le rispetta, perché i cittadini devono rispettarle a sua volta? E qui entreremo in un campo filosofico particolarmente spinoso. Come vi dicevo, da quel punto di vista del sito internet, noi abbiamo che questa agenzia ha fatto quello che gli era stata fatta come raccomandazione particolare, e adesso noi probabilmente insisteremo per le altre agenzie e per estendere questi aspetti non solo ai dati principali ma a tutti i documenti conclusivi. Però questo dei documenti conclusivi sarà un problema che verrà all'attenzione all'esito, quando verrà fatta tutta la valutazione dei risultati di questa consultazione popolare, che all'interno delle istituzioni europee è uno strumento sì consultivo, ma che proprio perché consulta tutti e 500 milioni, astrattamente, tutti e 500 milioni di europei, serve alle istituzioni per non perdere il contatto con i propri governati, e che quindi può essere utilizzato per stimolare una reazione da parte delle varie istituzioni. Scusate la lunghezza del mio intervento. Adesso passerei la parola all'avvocato del soldato. Buonasera a tutti, sì, cittadino europeo non so quando, perché se l'Europa ci tratta così, diciamo che se lo possono tenere la cittadinanza europea. Scherzo, amiamo l'Europa tutti quanti, anche l'Italia, il nostro bel paese. Un ringraziamento innanzitutto al circuito sistema del Comune di Roma. Comune di Roma, credo che oggi,
Roma si sia meritata l'appellativo di capitale, perché non solo è la prima volta che un'istituzione ospita un dibattito di questo tipo, ma la prima istituzione che ospita un dibattito di questo tipo è Roma, appunto capitale. Un secondo ringraziamento a Radio Radicale, che almeno per l'archivio e per la storia, no? Si dirà che vi fu questo incontro. E tra la lingua, il ragionamento, la lingua, il diritto, noi siamo abituati a dire diritto di parola, ma riflettendo in questi giorni, prima del diritto di parola c'è diritto alla parola. Senza diritto alla parola non c'è diritto di parola. Ma non è la nostra creazione, veniamo da lontano. E siccome siamo in una biblioteca e veniamo da lontano con i libri, qualche tempo fa mi è capitato di rileggere un piccolo libricino e qualche libro le vorrei leggere. Ma si ricorda di me? Certo che mi ricordo. Posso permettermi di farle una domanda, poi gliene farò altre di natura diversa. Nei componimenti di italiano lei mi assegnava sempre un 3, perché copiavo. Ma una volta mi ha dato un 5. Perché? Perché aveva copiato da un autore più intelligente. Il magistrato scoppiò a ridere. L'italiano era piuttosto debole in italiano, ma, come vede, non è stato poi un gran guaio. Sono qui, procuratore della Repubblica. L'italiano non è l'italiano. È il ragionare, non quello che diceva Rocco Giuseppe Martino, disse il professore. Con meno italiano lei sarebbe forse ancora più in alto. Questa è la nostra storia. Quindi italiano non è l'italiano, è ragionare. Con quante giro ho detto? 1, 2, 3, mi piace, no? Caricare molto sul ragionare. E non siamo neanche puristi dell'italiano. Non siamo professori dell'italiano. Io a questo punto amo scivolare sul romano, ora romanesco. Non è il problema, io so l'italiano. È la lingua madre l'italiano, è il ragionare l'italiano. E non è solo l'italiano, è il portoghese, è lo spagnolo, è lo sloveno, è il polacco, è il tedesco. Che è la prima lingua madre in Europa. In Frontex non c'è l'italiano, ma non c'è neanche il tedesco. Il problema non è l'inglese contro l'inglese, l'inglese ci deve stare. E guai a chi mi tocca l'inglese, no? Lingua veicolare, lingua dell'inglese, lingua madre. Il problema è come parlano o come non parlano le istituzioni con i cittadini. Noi abbiamo un sistema europeo che non parla la lingua dei cittadini. Uno può dire, va bene, non parla la lingua dei cittadini. L'Unione Europea si occupa della lunghezza dei cetrioli, delle banane o chissà che altro. Vero, vero. Ma si occupa anche di tutto il resto. Recentemente il governo ha fatto il decreto dell'unità, un contratto a tempo determinato, si può fare, devi stabilizzare, prima Jobs Act, si può fare, non si può fare. Quella norma lì, quelle norme lì, appartengono ad una cornice elaborata dall'Unione Europea quasi 20 anni fa. Quindi noi oggi ragioniamo, governiamo, legiferiamo sulle conseguenze di decisioni prese 20 anni fa a Bruxelles, di cui noi non sappiamo nulla. Perché non sappiamo nulla, non basta che la direttiva sia tradotta in italiano e nelle altre 23 lingue. Quello che ci interessa è tutto il processo di decisione. A Bruxelles, in Commissione Europea, al Parlamento Europeo. Ma il problema si è ancora più aggravato, perché chi conta ormai nelle istituzioni non è tanto e solo il Parlamento o la Commissione, sono tutte le altre agenzie, europee sul modello americano, agenzie indipendenti, come ci sono agenzie indipendenti in Italia, no? La Consob, Banca Italia, la Garante della Privacy e tutto il resto. Sono 43
44 agenzie che incidono sulle vite di cittadini e imprese, siamo mezzo miliardo, e noi di queste agenzie sappiamo quanto ne sappiamo di Frontex. Non è che meno, nulla, perché il documento che abbiamo chiesto è ancora non ho disponibile. Devo sapere l'inglese? Sì, so l'inglese, d'accordo. Va bene, c'è quello che l'ho chiesto. No, se chiedo un documento, perché so lì che c'è l'informazione, come faccio a sapere che c'è l'informazione? La conosco che c'è l'informazione. Bene, la tengo per me? E gli altri 60 milioni di italiani? E i, non so, 40 milioni di spagnoli? E i 40 milioni di polacchi? Cosa fanno? Chi sono? Cosa sono? Questa è democrazia. Conoscenza nella propria lingua madre per capire cosa fanno in nome nostro. Ma ok, abbiamo modificato il sito, continueremo e continueremo. Ma tutti gli altri dove stanno? Tutti gli altri dove stanno? Gli europarlamentari, il governo italiano, i governi precedenti, ma dobbiamo risalire al 58, ma non un problema di Tizio Caio. È il problema di un cittadino portoghese, tedesco, sloveno, al quale viene impedita la conoscenza. L'italiano non è l'italiano, è ragionare, come diceva Rocco questo mattino, cioè riflettere, il pensiero critico. Chi le porta avanti queste iniziative? Cosa andiamo a deliberare, a votare, a scegliere? Non sappiamo nulla. 44 agenzie. Sul Frontex, benissimo. Sulle medicine, sull'ambiente. Certo, vanno a fare il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea. Abbiamo deliberato. È successo, abbiamo deliberato. E io ho fatto un tweet dicendo, d'accordo, avete deliberato questo. Mi fate vedere in italiano, l'ho chiesto al governo italiano cosa avete deliberato in italiano, ma non mi hanno risposto. Devo ringraziare anche la mediatrice europea che ha seguito la vicenda, che ha aperto, come diceva l'avvocato Mazzaglia, una consultazione pubblica su scala continentale. Non ha preso posizione sulla traduzione del rapporto, perché non ha un potere coercitivo, però ha visto che c'è un problema e ha detto: cosa ne pensano i cittadini dell'uso delle lingue su questa agenzia? Ha preso le opinioni, 3 mesi è durata la consultazione pubblica, tutti i cittadini potevano scrivere una semplice mail alla mediatrice europea per dire: penso che devi imparare l'inglese, punto, non rompere le scatole, oppure penso che va difesa la lingua ufficiale, il catalano, il basco o il calabrese. Lo penso, lo scrivo, l'ho detto. Non se ne è saputo niente. Non era l'iniziativa di Senza Barcode, le biblioteche di Roma, Rocco Martino, Aldo Pazzaglia o Matese Lingua. Era l'apertura di una consultazione pubblica di un'istituzione comunitaria che è durata 3 mesi e di cui non si è saputo nulla. Stiamo messi male. Ma lo possiamo dire in italiano, stiamo messi male. Allora io ho una domanda da fare a Rocco Martino, perché prima ho introdotto l'illustrazione di questa iniziativa parlando di conoscere l'ideale. Ora, visto che abbiamo parlato di Frontex, e Frontex si occupa di migranti, Unione Europea migranti, mi viene in mente sulla questione conoscere per deliberare, che poi sono usciti fuori dei dati, che la percezione del cittadino italiano rispetto all'immigrazione è totalmente distorta. Ora, non credo che ci sia una totale correlazione tra il fatto che la mancata informazione poi nella lingua madre del cittadino europeo possa aver indotto totalmente a questa disinformazione. Però certo che se determinati documenti, soprattutto quelli ufficiali che escono una volta all'anno su questioni che riguardano l'immigrazione, fossero veicolati nella lingua italiana come nel tedesco, come in
spagnolo come nelle altre 24 lingue dell'Unione Europea, probabilmente questa percezione distorta, che in questo caso colpisce il cittadino italiano, poteva essere quantomeno attenuata. Quindi effettivamente poi il discorso del conoscere per deliberare, perché se io ho una percezione errata di un fenomeno che poi mi fa reagire in modo errato, crea tutta una serie di conseguenze che sono diverse rispetto a quel che effettivamente ci si dovrebbe aspettare conoscendo i reali numeri di quel fenomeno, in questo caso l'immigrazione. Poi ovviamente possiamo parlare anche dell'alimentazione, di qualsiasi altro, però visto che parlavamo di Frontex mi viene in mente questo tipo di problema. Vabbè, intanto Frontex si interessa dell'immigrazione, anzi mai il contrario, no? Controllare, e evitare, diciamo, la tua domanda, io vorrei specificare un aspetto che non è tanto, come dire, i media, cioè i mass media, tanto per sottolineare, si dice media, che è latino, non è americano, non è inglese, si dice mass media, no? È latino, quindi mass media. No? L'aspetto è proprio questo, cioè se un'informazione mi viene data in una lingua che io conosco perché c'è la mia esperienza in quella lingua, in questo senso lingua madre, e in Italia, ma molte altri paesi europei abbiamo un problema ancora più antico, che sono i dialetti. Ricordatevi che, come diceva qualcuno, insomma, adesso non sto a fare tutte le citazioni, ma una lingua nazionale non è altro che un dialetto con un esercito alle spalle e una moneta alle spalle. Lo sappiamo per la storia della lingua italiana, insomma, no? Se vi ricordate i vostri studi scolastici, l'italiano rischiava, poteva essere quello che oggi è il siciliano, ai tempi di Dante Alighieri, lo dice Dante, non lo dico io, insomma, ma c'è avuto un dibattito su che cos'è il cosiddetto la lingua volgare, la lingua del popolo, quella è la grande definizione di Dante Alighieri. Ma il Dante Alighieri che abbiamo avuto noi, c'è stato anche il Dante Alighieri per lo spagnolo, per esempio, per le varie lingue delle varie regioni spagnole, invece poi anche quello madrileno, quello di Madrid, insomma, ma anche per la Francia, ma anche per la Germania, per altre cose. Cioè la costruzione degli stati nazionali ha distrutto una buona percentuale della diversità linguistica, quindi della possibilità di avere un maggior spirito critico, ragionamenti più diversificati rispetto allo stesso problema, rispetto alla stessa soluzione. In questo senso le lingue madri sono importanti. L'idea di un'Europa federale significa anche questa, recuperare ciò che gli stati nazionali avevano distrutto, anzi una parte del fallimento degli stati nazionali oggi è dovuto anche a questo, che non ha risolto i problemi precedenti alla costruzione degli stati nazionali. E non vale solo per l'Italia questa, vale per la Polonia, per la Germania, la Spagna, la Francia, pensate ancora al problema a Buimbergio, cioè a Bruxelles, fra i fiamminghi, i palloni, insomma. L'altro giorno mio figlio è andato con dei compagni, ha preso l'aereo la mattina, sono andato a Bruxelles e sono ritornato la sera con l'aereo. Allora avuto il problema dei fiamminghi e dei palloni, non fate questo, i fiamminghi e i palloni. Ora, è importante mantenere viva la distinzione tra fiamminghi e palloni? Sì che è importante, perché una cosa è pensare in calabrese, una cosa è pensare in toscano, tutti e due validi, ma è proprio questa diversità che ci permette di avere un plus per avere quello spirito critico e affrontare le emergenze della vita, del mondo, dei propri progetti di vita. Pensate ai progetti di vita degli immigrati che arrivano, ma io non vorrei allargare, ma pensate all'esempio di Riace, cosa ha significato, come è finita, cosa rischia di perdere, e come dire, le incomprensioni che si creano. Come dire, difendere una lingua nazionale come se fosse un nazionalismo. No. Io non sono sorpreso che su questa idea della difesa delle lingue materne non ci si butti a capofitto quel movimento strano, cosiddetto sovranista, nazionalista, eccetera. Perché non c'entra nulla, anzi, come diceva un antico filosofo, cioè il cosmopolitismo
uccide l'universalismo. Cioè, se noi vogliamo garantire i diritti dei singoli, dobbiamo essere internazionalisti, non è il sovranismo. L'Europa federale, come intendiamo noi, come dovrebbe essere, è proprio questo, garantisce l'universalità dei diritti per permettere a ogni singolo di esprimere il proprio pensiero. Adesso esco fuori dalla generalità, così rispondo un po' alla tua domanda, sono tanti aspetti che sembrano non correlati, ma sono molto connessi. Pensate solo all'esempio della Francia e dell'Italia in termini di produzione di ricchezza materiale. La struttura produttiva dell'Italia e della Francia è per la massima parte piccola e microimpresa, ma la stessa cosa la Germania, solo che i tedeschi hanno avuto la forza maggiore in Unione Europea rispetto a noi. Ora, la micro e piccola impresa italiana e francese, per esempio, hanno grande difficoltà ad accedere ai fondi europei, ma hanno grande difficoltà anche ai brevetti, ad accedere ai brevetti o alla produzione del posto di brevetti. Questo per dire un nesso immediato fra impedire di pensare a una propria lingua madre e quella che è la partecipazione alla crescita, per cui può essere immaginato. Questo discorso di impedire agli italiani di pensare alla propria lingua madre, lo dico anche addirittura agli italiani di pensare alle proprie lingue regionali. Se gli italiani potessero pensare ancora più di quanto sia garantito, perché ricordate la difesa delle minoranze linguistiche in Italia è difesa dalla Costituzione italiana, ma non solo delle minoranze, ma anche dei dialetti è difesa dalla Costituzione italiana. Addirittura ormai il napoletano è considerato una lingua a sé. Se voi andate sul sito ormai conosciuto, della Internazionale Etnologue, scritto Etnologue, vi fa l'elenco di tutte le lingue nel mondo, il dissaputo, come sono classificate, come sono caratterizzate, quante persone le parlano, quante sono diffuse, quali sono gli attivi di quella lingua, eccetera, eccetera. Il napoletano è considerato una lingua a sé. I sardi ci hanno provato, ma non ci riescono perché gli hanno detto il sardo non è altro che una sorta di latino che un po' si è corrotto perché non è stato più in contatto con il resto, l'isola, eccetera. Quindi non l'hanno trovato. Quindi il napoletano è una lingua a sé. Pensare al napoletano è una ricchezza per gli italiani molto superiore a che pensare solo agli italiani. Mi seguite fino a qui? Sì. Ok, quando io ho la notizia che c'è l'invasione degli stranieri nel Mediterraneo, penso lo sappiano tutti che in realtà il dato è falso per sé, perché arrivano più immigrati attraverso le frontiere di terra che attraverso il Mediterraneo. Attraverso il Mediterraneo fa notizia perché ci sono i morti, ma arrivano molto più dalla Grecia, attraverso la Turchia, Grecia, i Balcani, di quanto ne arrivano attraverso il mare. Qual è l'obiettivo di creare l'allarme sociale, i mass media, o i mainstream, come si dice adesso, cioè i grandi mass media, quelli che sono in mano a pochi grandi editori? Qual è l'interesse che hanno a creare un'informazione su questo fenomeno di popoli che migrano, si spostano, e saranno sempre di più i popoli che si spostano e migrano, secondo l'Organizzazione Mondiale come si chiama? L'UNHCR sono almeno 40 milioni di persone che si spostano continuamente nel mondo o per fame, o per sete, o per guerra, o per avere una speranza migliore per il loro progetto di vita. E nei prossimi 20 anni si prevede che saranno oltre 200 milioni, perché per esempio gli africani non toccheranno altri 20 anni e non ci sarà cibo per tutti, si sposteranno per il cibo. La gente non, adesso si sposta anche per le guerre, o per la libertà, o per un mondo migliore. Si sposteranno molto di più per cibo, ma un'informazione del genere non te la danno, eppure lo sappiamo almeno 10 anni, c'è un'emergenza su questo. Come Matrix Lingua abbiamo proposto anche dei corsi di aggiornamento ai giornalisti su questi aspetti, no? Ma c'è un'associazione in Italia potente dei giornalisti che impedisce ai giornalisti di fare questo, perché sono legati a qualcos'altro. Cioè ha interessi economici particolari che sono sovranazionali. Non mi interessano gli aspetti di quel popolo, di quella comunità. Ai giornalisti non interessa il fatto che un gruppo di stranieri, diciamo così, tra l'altro stranieri deriva dal latino greco, vuol dire senza terra. Non erano gli stranieri, i barbaroi, come dicevo loro, quelli che
non parlava la lingua greca, ma erano barbari, no? Sudani significa quelli che non hanno più una terra, un posto stabile dove stare. Alcuni di questi arrivano a Riace, ma parlano in calabrese. Ma non avete sentito l'ultima notizia regionale di quel tizio che un marocchino che è intervenuto perché a Cortona, in Calabria, in ospedale, una ha accoltellato una dottoressa. E il tizio che vendeva lì, insomma, già Fusaglia, all'altro ospedale, che non ha salvato la vita della dottoressa. Quando lo intervistano, io sono rimasto impressionato, lui ha detto, questo è uno di un crotonese. Dopo un po' ho capito che non era un crotonese, parlava la lingua dei crotonesi. Cioè, la sua lingua materna era quella dei crotonesi. Tu dai un messaggio del genere, è completamente diverso che tu dia un messaggio che in italiano dice, ah, ecco, un limitato regolare o irregolare, no? Un po' come quando dire un automobilista d'origine siciliana, ubriaco, ha messo giù il tizzicato. Una cosa è dire, un automobilista d'origine eritrea ha messo sotto con l'automobile di seccare. Cosa ti sei? Che tipo di rappresentazione crei nel lettore? Il noi e l'altro. Il noi e l'altro. È questo che poi crea l'allarme, l'allarme percepito. Ma la gente poi nella realtà non tiene conto di questa cosa, perché la gente non legge molti giornali. Non leggevano allora, non leggono manco adesso che ormai ognuno si fa il proprio notiziario quotidiano attraverso i social network, attraverso anche WhatsApp addirittura. Io per esempio non sono di quelli che dicono che questo mondo del social sono fake news, cioè sono notizie false. Non è vero, ma sono più fake news di quelle dei grandi giornali, delle televisioni ufficiali e degli altri, perché sono proprio mirati a impedire certi tipi di ragionamento. Ma è molto più democratica. La ragazza che si fa la sua falsa notizia attraverso WhatsApp, attraverso Facebook e altre cose, cioè vuole fare la chiacchiera di quartiere, perché alla fine cosa sono questi? Quelle che una volta erano la chiacchiera di quartiere, insomma che una chiacchiera di quartiere o di vicolo o di strada, adesso viene conosciuta rapidamente al quartiere accanto, invece di aspettare un mese o due mesi che si sposti qualcuno, non è cambiato nulla, ma è la chiacchiera di quartiere che crea le comunità. Io non sono d'accordo con Umberto Eco che dice che internet ha dato parola agli imbecilli. No, finalmente abbiamo democrazia, perché internet ha permesso a chiunque di dire la propria, perché dire la propria significa sapere che ho pensato. E è meglio avere qualcuno che pensa male, diciamo così, è meglio avere un popolo di cretini che parlano e pensano piuttosto che di cretini schiacciati da una maggioranza che parli la lingua aulica, la lingua ufficiale, la lingua così. Ma questo è il problema della diversità linguistica. Cioè, ma non pensate anche alla lingua italiana, cioè, tempo fa credo pure De Vauro ha fatto un lavoro sulla provenienza dei termini della lingua all'interno dell'italiano, dei termini linguistici provenienti da altre lingue. Adesso vado a memoria. Per quanto riguarda le parole della lingua italiana relativa alle parentele, sono molte parole di origine latina. Per quanto riguarda le parole relative al cibo, sono molte parole di origine araba. Greca, parlo per il sud dell'Italia, parole di origine greca sono relative all'abbigliamento. Le parole relative all'italiano ufficiale sono tutte relative alla fatica, al lavoro. Sarà interessante questo tipo di schema, no? Se vi ricordate che ho unificato l'Italia, di cui ancora ne parlo, di ieri c'era al Senato che parlano con l'SITV, l'anniversario della creazione dell'uomo, così via, e la televisione ha un quadrato, Rai, ieri, ancora da subito Vittorio Emanuele II. Ma quelli che hanno fatto un'intervista non parlavano neanche l'italiano, parlavano francese. Cavour, i Savoia erano francesi, parlavano francese, non parlavano italiano. Hanno distrutto la ricchezza che c'era delle lingue che insieme costruiscono l'italiano. No, perché la lingua non corrisponde necessariamente alla nazione, come la lingua non corrisponde allo Stato. Per esempio in Europa abbiamo forse la trentina di lingue senza Stato, dai ladini, ai laponi, ai baschi e così via, insomma. Ma quindi noi dobbiamo garantire anche questo, cioè evitare, una volta si diceva, in democrazia la cosa importante è evitare la dittatura della maggioranza, perché non sempre la maggioranza ha ragione e le minoranze hanno torto. Non so se questa risponde un po', ma senza l'altro, ma pensate solo agli aspetti proprio economici. Molte
piccole e micro aziende italiane e francesi stanno fallendo, famiglie che perdono il lavoro, che perdono la mangiare, non solo il progetto di vita, non sanno cosa mangiare la sera, perché le istituzioni europee non parlano la lingua propria dei cittadini europei. Si salvano un po' i tedeschi, perché anche i tedeschi hanno molti dialetti, da baveresi che sono completamente diversi da quelli di Baden-Württemberg e così via. Ma loro li salvano perché hanno avuto degli dirigenti politici che hanno saputo difendere i loro interessi all'interno dell'Unione Europea, ma l'Unione Europea vorrebbe dare un plus all'unione dei cittadini europei e non un vantaggio per alcune persone o un'altra. E la discriminazione linguistica, se c'è una regola, come diceva Aldo, già nel 58, forse anche prima, discusso delle evitare la discriminazione linguistica, non è solo un fatto così etico, culturale, che non dà da mangiare. La discriminazione linguistica ruba il cibo ad alcune e lo dà all'altro, invece di mettere insieme per produrre del più cibo, per dirla con una piccola metafora materiale, insomma. Non so se avete... Aspetta, allora... Volevo fare un intervento io, se posso. Vai. Stimolare. Ecco qua. Erano un paio di cose che volevo dire. Era molto interessante tutto quanto, molto lo conoscevo, molto mi è nuovo e vi ringrazio. In questo momento sono convinta che può essere veramente, questo è stato veramente un momento molto importante. Noi come Senza Barcode sicuramente abbiamo dei contatti con parlamentari europei e mi farà piacere potervi dare questo prodotto finale anche grazie alla Radio Radicale che ancora una volta ribadisce quanto è importante la sua attività per capire quanto si possa fare per intervenire oltre, perché sì che una parte del sito oggi è nelle 23 lingue più l'inglese, però solo una parte. Io a ieri sera sono andata sul sito frontex.europa.eu e c'è appunto questa tendina delle altre 23 lingue ufficiali dove però non mi dà tutto il sito nella mia lingua, mi dà una parte del sito tradotto nella mia lingua con una parte di documenti e una parte di video disponibili con dei sottotitoli, quindi grazie per averci fatto avere questo, perché è già tantissimo, ma non è abbastanza, quindi dobbiamo trovare delle nuove iniziative e fare qualcosa in più per avere anche tutto il resto. Io ovviamente sono andata nell'area press ed era in inglese, poi Google Chrome mi dà la traduzione in italiano, ma sappiamo benissimo che non è una traduzione, quello che dicevamo prima, è un prodotto tradotto, non nasce nella mia lingua, quindi molte parole hanno un significato differente. Rocco ha detto una cosa secondo me correttissima, la democrazia che ci dà la rete. Purtroppo, lo dico da persona che è stata messa a tacere più volte, la rete non è democratica. L'utilizzo che noi ne facciamo forse è democratico, nel senso che tutti parlano. Però poi c'è qualcosa nella rete che è un super controllo, a volte mi piace definirlo, che ti mette a tacere. Se dici qualcosa non di scorretto, perché sennò le fake news in rete non ci sarebbero, qualcosa che non devi dire o nel modo in cui non vogliono che sia detto, oppure chi ha più soldi fa passare più informazioni, perché tale prodotto vuole vendere, tale azienda vuole vendere tale prodotto e fa in modo di far uscire tanti articoli quanti vuole con dei messaggi subliminali e discorrendo, quindi è democratico, o meglio ci è stato dato democraticamente l'utilizzo, però poi ci tagliano le gambe ogni volta che loro ne hanno bisogno, ad uso e consumo, insomma sempre del tuo denaro e di chi fa la voce più grossa. Io spero che si possano avere altri incontri. Quest'oggi abbiamo parlato del caso Frontex, sono convinta che se ne debba parlare ancora, anche seguendo gli sviluppi.
ma mi piacerebbe proprio parlare delle varie lingue, le cose che noi non sappiamo anche della nostra lingua. Parlavo prima con Giorgio Salerno, stiamo presentando diversi libri nella rassegna letteraria Senza Barcode, e la cosa che molto spesso ci fa sorridere è che gli autori emergenti hanno un bagaglio di parole, 7, 8, 900 parole, e utilizzano queste parole e basta. L'autore un pochino più scapato, scusatemi il termine, ti porta addirittura ad andare a cercare il significato di alcune parole. A me è capitato con un ragazzo molto giovane, ma che scriveva molto molto bene. Mi piace l'idea di andare a capire la provenienza di ogni parola, perché quando riesci a analizzare il significato delle parole, capisci anche il significato del discorso in maniera totalmente differente. Quindi mi piacerebbe chiedere ancora alla Biblioteca Vaccheria Einaudi se potesse ospitarci e affrontare vari argomenti insieme a Matrice Lingua anche in questo modo. Poi al pubblico intervenuto, se avesse voglia di darci qualche idea, qualche suggerimento, qualche spunto, ben volentieri, e poi basta, lascio a voi la chiusura. Mezz'ora per aggiustare i microfoni, però non sarebbe stato, no, per dire una cosa che non sappiamo fare. E, diciamo che per costringere una delle 44 agenzie europee a fare quel minimo vitale, lettere contro lettere da Roma a Varsavia, a Bruxelles, a Strasburgo, 2 anni di lavoro. Però una cosa la possiamo dire, se c'è qualcun altro che vuole fare la stessa cosa per altre agenzie, per altri documenti, basta che copia il metodo, no? Il giapponese ha copiato le macchine, ma noi ci vogliamo copiate, oppure, o anche, che la questione della tutela del diritto fondamentale delle persone di parlare la propria lingua diventi tema di dibattito italiano e europeo alle prossime elezioni. Non è che si può costringere un cittadino da solo a ottenere ciò che dovrebbe essere già disponibile. Ci sono parlamentari, governi, ministeri, fior di funzionari, fior di professori, e chi li ha visti? Chi li ha visti? Io mi dovrei limitare a leggere e fare un'opinione. Tra l'altro, perché questo è il punto centrale? Non è tanto il documento, è il supporto. È partito il treno del digitale, di internet, ed è partito senza il vagone delle lingue, senza il vagone per quello che ci riguarda l'italiano. Il difficile è, in questo treno in corso, super veloce, che è internet e il web, agganciare il vagone delle lingue su un treno in corso. È certo che noi non ce lo possiamo fare da soli. Abbiamo posto un metodo, un tema, che deve diventare tema centrale, perché il tema dei temi, la conoscenza e i diritti fondamentali delle persone. Una domanda che voleva fare Giorgio Salerno, che ci ha ospitato oggi, in Biblioteca di Roma. Passiamo il microfono. Più che una domanda, una riflessione che vi propongo, che potrebbe anche essere l'argomento o argomenti di prossimi incontri. E la riflessione comincia proprio da Tullio De Mauro, che oltre ad essere stato un grandissimo uomo di cultura, un linguista e tante altre cose, è stato anche il primo presidente delle Biblioteche di Roma, per poco tempo purtroppo. Ci ha dato molto anche in quel poco tempo. E quando si parla di biodiversità rispetto all'ecologia, alle specie, viene subito, pensando a lui, per essere stato detto in qualche modo anche all'inizio,
Il fatto che c'è anche una biodiversità delle lingue, no? E quindi anche tutte le lingue che scompaiono sotto la pressione, l'onda d'urto della globalizzazione economica guidata dall'economia, che poi finisce per mettere in pericolo, lo vediamo, ce lo dicono tutti gli scienziati, non lo dico io, mette in pericolo la stessa esistenza della specie umana, visto quello che sta succedendo a livello climatico e visto che alcuni anni fa, ricordo, forse lo ricorderete anche voi questa notizia, quando la NSA, mi sembra, la National Security Agency degli Stati Uniti, fece un rapporto, non mi ricordo se per il congresso o per il presidente, elencando quali erano i maggiori pericoli per gli Stati Uniti, e tutti supponevano che il primo pericolo fosse il terrorismo. No, il primo pericolo era il cambiamento climatico. E tornando alle lingue, c'è un paradosso, anche questo lo propongo come futuro argomento di discussione, che nasce dal fatto che l'italiano, con tutta la sua storia, con tutti i suoi capolavori linguistici riconosciuti in tutto il mondo, è appunto una delle prime cinque lingue studiate, non parlate, ma studiate al mondo. Quindi noi che siamo un paese che secondo l'UNESCO possiede oltre il 60% di tutto il patrimonio culturale e artistico del mondo, noi da soli, siamo anche quello che ha una lingua che è molto studiata, e però il paradosso è che invece la nostra lingua ha una sorta di, io lo chiamo servilismo linguistico nei confronti dell'inglese in particolare. Io non odio l'inglese, anche la prima lingua che ho imparato, insomma, è un veicolo per conoscere il mondo, per parlare con il mondo, quindi figuriamoci. Non è questo il problema, come diceva anche l'avvocato prima, non è contro l'inglese. Il problema è che l'italiano, ma sono gli stessi italiani in generale, a autodanneggiarsi in questo, no? Perché chi non ha subito anche sul posto di lavoro, quando si fanno dei corsi, delle comunicazioni, queste inondazioni di termini inglesi, anche quando c'è la perfetta traduzione in italiano di questo, o anche se non è perfetta, non si capisce perché dobbiamo, insieme al termine, adottare anche il modello culturale o il modello economico o il modello aziendale che sta dietro quell'uso di parole e di termini, no? Ecco, questi paradossi secondo me meriterebbero una discussione ampia e certo molto più pubblico di quello che abbiamo avuto oggi. Magari su questo cercheremo di lavorare insieme, forse perché è la prima volta che si parla di questi argomenti e quindi anche il nostro pubblico delle biblioteche forse non è preparato, non ha capito bene di che cosa si tratta. Però il caso concreto ci dà lo spunto per parlare di tante altre cose che riguardano proprio la nostra vita, perché tornando alla biodiversità, è chiaro che l'uniformità è sempre un pericolo, no? È un pericolo anche, non fosse soltanto che per trovare delle soluzioni alternative ai problemi. Se tutti la pensano allo stesso modo, è molto più difficile capire come risolvere alcune cose. E quindi anche soltanto per un discorso di sopravvivenza dovremmo cercare di preservare questa diversità, e per quanto riguarda noi italiani la nostra bellissima lingua, perché poi c'è anche un valore estetico, no? Il suono della lingua italiana, pensiamo soltanto alla lirica, io non sono un fan della lirica, però ho obiettivo che effettivamente il bel canto è conosciuto in tutto il mondo in italiano, quindi cioè, abbiamo un tesoro e lo stiamo trascurando, distruggendo, inquinando anche da soli, anche senza interventi Frontex, purtroppo. Quindi su questo propongo future riflessioni. Grazie a Franco, che è il bibliotecario. Giorgio. Che è il bibliotecario. Sono bibliotecario della
la biblioteca del circo del liceo ospita Pizza. Sì, apprezzamenti sono lingua italiana, eccetera, eccetera, il greco, lo stesso discorso può farla anche un inglese per la propria lingua, un portoghese per la propria lingua, il francese, eccetera. Cioè, quello che noi sosteniamo non è la priorità di una lingua sulle altre. O se volete, sosteniamo una sorta di diritto al bilinguismo, la lingua veicolare che ci permette di parlare con gli altri, ma anche la lingua materna. Faccio un esempio diretto, tanto per non tirare quelle lunghe. Per me l'italiano era una lingua straniera quando andavo a scuola. La mia lingua era il calabrese, quello che parlava mia mamma, che parlava mio zio, mio cugino, mio fratello, mie sorelle. A scuola imparavamo un'altra lingua che era l'italiano. Ma abbiamo parlato due lingue, aver mantenuto il dialetto ci ha permesso di avere una marcia in più. Quelli che non hanno imparato bene l'italiano sono rimasti bloccati lì. Quelli che hanno imparato solo l'italiano hanno avuto la metà delle occasioni. E questo che stiamo dicendo, il diritto a mantenere la propria lingua materna, non significa la superiorità della propria sulle altre, no? Ma perché questo? Perché è la rappresentazione mentale che ci facciamo fare. La lingua sono parole, cioè sono suoni. Anche se la lingua è scritta, quelli disegni grafici che noi leggiamo sono dei suoni nella nostra testa, come diceva l'antico filosofo Aristotele. E il significato che noi associamo a questi suoni, cioè o meglio, il significato di questi suoni è l'immagine che associamo a questi suoni. E facciamo proprio l'esempio, se io dico buon Natale, voi avete un'idea di cos'è questa parola, questo suono buon Natale vi attiva delle immagini nella vostra testa, che risalgono anche psicologicamente alla vostra esperienza infantile, alle vostre aspettative, ai vostri sogni, le delusioni, i successi. Cioè, ognuno pensate cosa vi attiva la parola Natale per voi. Ma se io traduco per il tedesco Frohe Weihnachten, cioè buon Natale in tedesco, non gli attiva le stesse cose che attiva in voi, perché in tedesco Weihnachten significa la notte bianca, quindi attiva dei silenzi, qualcosa di ovattato, di morbido, il calore nelle case. A noi non ci attiva tutto questo di esperienza, ci attiva le luci, ci attiva le strade, ci attiva un altro, e così in ogni lingua è diverso. Ma faccio un esempio più banale che questo, ma pensate su un concetto ancora più importante. Vi faccio un ultimo esempio, così ve lo chiedo qui, di quanto sia importante anche dal punto di vista dell'economia e quindi del posto di lavoro delle famiglie. Un'azienda italiana e internazionale, nel senso che produce e vende i suoi prodotti in altro, non è una multinazionale, produce un unico prodotto, ha comprato un'azienda analoga americana, statunitense, a New York. Un problema che hanno avuto subito non era quello della lingua, perché i newyorkesi capivano benissimo l'italiano e gli italiani capivano benissimo l'inglese, e il significato che davano allo stesso concetto, per esempio, di pianificazione. No. Siamo in terreno ultra, l'abbiamo preavvisato per un tipo di lavoro che io faccio, insomma, non ci hanno dato retto, lui poi dice no, non c'è un problema, è lo stile, sono nei guai. Ed è un'azienda che adesso rischia di licenziare 400 persone, tutti laureati, con danno per molta gente, perché è un'azienda che produce farmaci. E a proposito, una delle agenzie indipendenti dell'Europa è quella che si interessa dell'autorizzazione della messa in commercio dei farmaci. Ed è un problema serissimo perché riguarda la vita delle persone, ma soprattutto quando si tratta di farmaci salvavita. Per fare l'esempio di questi americani, gli americani ragionano per obiettivi, diciamo così. No, dobbiamo andare lì e non ce ne importa come ci si arrivi, in mille modi, ma dobbiamo andare lì. Per la cultura italiana pianificare non significa arrivare lì, significa come ci arriviamo, a volte è più importante di come ci arriviamo che arrivarci. Gli americani, se noi cambiamo le regole, cambiano le regole per raggiungere lì. Gli italiani no, noi ci possiamo arrivare in mille modi diversi, però ci servono le regole per evitare di arrivarci facendo danno a qualcun altro. Tanto per dire il significato, la stessa parola pianificazione, che poi tradotta in inglese è planning, no? Il planning non è la stessa cosa che noi chiamiamo pianificazione. Un'altra cosa gravissima che adesso, e riguarda anche questo governo, sulla storia impropriamente chiamato diritto di cittadinanza, che riguarda i centri per l'impiego. Voi sapete che questi dovrebbero valutare le persone sulle loro competenze, fare il bilancio di competenze. Allora, noi italiani sul concetto di competenza abbiamo un'idea diversa dai francesi, ma quelle che l'Unione Europea ha dichiarato come regola generale su come valutare le competenze all'interno del mercato europeo è più simile a quella francese che alla nostra, in modo particolare su un aspetto della competenza.
competenza. La competenza è considerata di tre cose: cose che sai, cose che sai fare, e non è detto che siano lo stesso, perché magari tu sai ma non sai fare. In Italia abbiamo medici che sanno tutto ciò di cui c'è da sapere, su quella, però non sanno fare manco un endovenoso, per esempio. No? Quindi non è che sapere e saper fare vanno insieme. A volte troviamo anche qualcuno che sa fare senza sapere, che è quello che si chiama, come dire, la competenza esperienziale. Ci sono molti italiani che hanno imparato a fare qualcosa per esperienza, senza sapere la teoria, e la fanno anche bene. E l'Unione Europea prevede che deve essere valorizzato anche quello. Perché io magari non sono laureato, non ho fatto le scuole, però quel mistero lo so fare e deve essere, come dire, notificato, no? La competenza esperienziale, cioè saper fare senza sapere. Poi c'è l'altro aspetto, che è il saper essere, viene chiamato così, la filosofia, cioè che l'atteggiamento, diciamo in italiano, l'atteggiamento verso le cose, io so fare, però non ho l'atteggiamento a lavorare in gruppo, l'atteggiamento alla cura degli studenti di lavoro, alla segmentazione del tempo, eccetera, eccetera. No? Quello che noi chiamiamo atteggiamento, i francesi la chiamano attitudine, ma diciamo quella montagna di cose che i francesi chiamano attitudine è solo una parte di quella che noi chiamiamo atteggiamento, perché per noi l'attitudine è quella che ce l'hai di nascita o non ce l'hai, la stoffa, come si chiama, no? Non si acquisisce l'attitudine, o ce l'hai o non ce l'hai. Per i francesi l'attitudine si acquisisce perché è una cosa diversa. Quindi ecco il problema della traduzione in termini concettuali e quindi l'importanza della propria lingua madre. In Italia abbiamo un sacco di guai su questo. I cosiddetti centri per l'impiego, o le SPI, servizio per l'impiego, e poi a seconda del comune come vengono catalogati, dovrebbero valutare questi aspetti del lavoratore e dell'azienda. Ma poiché c'è una gran confusione, cioè in Italia fanno capacità che sarebbe il saper fare, uguale atteggiamento. È come se fosse la stessa cosa, ancora peggio, capacità uguale a competenza. Ecco che in Italia non si riesce a far incontrare la domanda con l'offerta di lavoro, cioè aziende perdono i lavoratori che servirebbero a loro e quindi l'azienda va in crisi perché non ha la competenza adatta, e persone che hanno la competenza vanno in un'azienda sbagliata, quindi è un doppio danno, ma in termini proprio materiali, quello di qualità del lavoratore, che si tratti del lavoratore manuale, del giardiniere o si tratti del fisico nucleare, il problema è uguale, non si riesce a farli incrociare, perché in Italia è stato adottato il termine attitudine per quanto riguarda invece le competenze. Sono problemi economici, gente che non lavora, che perde il lavoro a causa di questo. E questo è dovuto al fatto che non è mantenuta la ricchezza dovuta alla diversità delle lingue. Stesso problema ce l'hanno i francesi. Rispetto ai tedeschi, i tedeschi sono più adeguati perché evidentemente il ministro europeo, il popolo tedesco, ha saputo eleggere dei rappresentanti più significativi che hanno difeso questo aspetto. Non ce l'hanno gli inglesi perché hanno un dominio generale. Ma pensate anche a se non parliamo, non ci allunghiamo nell'uso dei verbi in inglese e in italiano, il cosiddetto presente continuo, no? Per l'inglese, che per noi significa una cosa, ma se noi possiamo dire altre cose. In inglese non li puoi dire, fate l'inglese è una lingua semplice, è una lingua rapida, veloce, è una lingua che deve essere molto intuitiva, cioè tecnicamente si dice legata ai contesti, la deissi si dice in italiano. In questo senso l'italiano è una lingua molto più ricca, molto più strutturata, molto più potente, abbiamo una struttura dei verbi molto più adeguata, sappiamo distinguere quel presente e il futuro. Adesso anche l'italiano si sta schiacciando, ti telefono domani, ma che cazzo, ti telefonerò domani. Ma ha importanza la questione grammaticale? No, è una questione cognitiva, oggi lo sappiamo, grazie anche alle nuove scoperte tecnologiche, cioè per anche vedere il cervello dal vivo, ti telefono domani, non attiva quelle cellule nervose necessarie a programmare il tuo organismo affinché domani io ti possa telefonare. Ti telefono domani, si attivano quelle zone del tuo cervello che programmano anche le tue ghiandole affinché domani, se per te domani significa alle 8 di mattina o pomeriggio, il tuo cervello farà qualcosa per fare qualcosa. Telefonarti in questo caso ha senso la differenza, ma questa l'abbiamo trovata anche in lingue antichissime come il Lingala, che è una lingua parlata da 20 milioni di persone nella Repubblica Democratica del Congo, il Nord Kivu, lì dove c'è la guerra da 20 anni, già 4 milioni di morti per il coltan, cioè quel minerale che serve per abbassare la vita, la sopravvivenza dei nostri cellulari, cioè drogare i cellulari in modo che curvi di meno. Lì c'è una guerra. Però c'è questo popolo che parla questa lingua, che è una delle lingue più antiche. Stessa cosa abbiamo trovato nella lingua magiara, cioè l'ungherese, che non è una lingua
come rete europea, la lingua profinica, quindi è un'altra struttura. Stessa cosa l'abbiamo trovata nel Kibapawa, che è una lingua anche questa antichissima, che sta in una zona delle montagne del Mozambico, giù verso il Sudafrica, nello Zimbabwe, insomma. Queste strutture sui tempi sono decisive. In italiano c'è questo lavoro dove si è perso ormai non solo il congiuntivo, ma si è perso anche il futuro. Del futuro si parla al presente. Io mi sono rimasto impressionato, parlavo del futuro usando il passato remoto. Ma quello deve accadere, cioè nella testa della persona già l'ha già fatto. Quando parlava, dava come una cosa già fatta, quella è ancora dove accadere. E questo accade purtroppo, ecco, avere una lingua unica schiaccia questi aspetti. No, perché è una lingua rapida l'inglese, ed è bene che sia così. Quindi la battaglia che noi facciamo non è una lingua che sia superiore ad altre, che deve avere almeno due lingue. La lingua materna, che è quella della propria vita, delle proprie esperienze, dei sentimenti, non parliamo delle emozioni, no? Ancora adesso in Italia abbiamo, ogni tanto ci facciamo le battute, una cosa è dire ti voglio bene, una cosa è dire ti voglio bene, una cosa è amore, una cosa è l'amore. Grazie. Chiudiamo qua. Grazie a tutti quanti, ringraziamo quindi nuovamente Radio Radicale, Baccheria Nardi, Biblioteche, l'istituzione Sistema delle Biblioteche e Centri Culturali di Roma, che ci ha ospitato, grazie mille, e agli ospiti Rocco Martino, Aldo Pazzani e Flavio Del Soldato. Un saluto a tutti. E senza barcode, che ci siamo scontati, senza barcode, invece fondamentale, perché senza barcode che ha organizzato un tutto, se no altrimenti non si faceva. Un saluto a tutti, grazie.